a tutti, sono Alberto Ambrosone e sono il fisioterapista dell'Avellino Calcio. Il mio primo pensiero in questi brutti giorni va alle vittime del coronavirus e ai loro parenti, che spesso non sono nemmeno stati in grado di dare l'ultimo saluto. Quindi tutto il mio cordoglio va a loro. Tanta stima invece per tutti gli operatori sanitari, come i nostri dottori, i dottori del nostro staff medico Esposito, Ciarimboli e Bianco, che veramente combattono in prima linea, rischiando la vita per salvare altre vite. Oggi sono qui per cercare di darvi delle indicazioni o dei consigli per quanto concerne questo riposo forzato che ci costringe a stare a casa tutti. Diciamo che a casa abbiamo la categoria degli sportivi e degli non sportivi. La seconda categoria, quello che mi sento di dire è di non esagerare con posture sbagliate. Evitare di stare troppo tempo seduti, troppo tempo sul divano, troppo tempo immobili. Il corpo è una macchina perfetta, quindi si adatta e adattarsi a posture sbagliate può portare a conseguenze anche gravi, carico della colonna, carico delle articolazioni. Quindi il mio consiglio è quello di cominciare a fare una quindicina, ventina di minuti di attività fisica. Soprattutto di cercare quando più possibile di allungare i muscoli con Pilates o esercizi posturali. Internet ormai è pieno di video, sia di colleghi fisioterapisti che di preparatori atletici o di personal trainer. Per gli sportivi invece il discorso è completamente diverso. Io capisco perfettamente che vi manca la vostra palestra, vi manca il jogging o l'attività fisica all'aria aperta. Però questo non vuol dire che stare in casa bisogna fare un super lavoro, cioè riempire gli spazi noiosi con attività fisica di 4, 5, 6 ore al giorno. Questo sicuro non vi farà bene. Si va a rischio dell'overuse, cioè di un superuso dell'apparato muscolo-scheletrico, e con conseguenze che possono andare dalle contratture muscolari fino all'elongazione o allo stiramento del muscolo. Quindi fate molta attenzione. Per tutte e due le categorie, comunque, la parola d'ordine è misura. Cominciate, visto che siete a casa, a riconoscere i segnali del vostro corpo. Quali sono? A livello muscolare, per esempio, una contrattura, un indurimento del muscolo può essere un segnale di un uso eccessivo. In questo caso il riposo fa più che bene, come fa bene il riposo se avete dei dolori al tratto lombare o cervicale. 1 o 2 giorni di riposo non possono che farvi bene, non succede nulla. Poi riprendete l'attività piano piano, l'importante è non strafare. Quindi concentratevi bene su quello che fate e sullo stretching, da applicare sia prima che dopo l'esercizio. Qualora a carico delle articolazioni invece sentite del rossore, avvertite del dolore, oppure del calore, vuol dire l'articolazione si sta infiammando. In questo caso un po' di ghiaccio, 20 minuti di ghiaccio per un paio di volte al giorno già può aiutarvi, oltre all'applicazione di qualsiasi tipo di pomate che avete a casa. Mi raccomando, non esagerate. Se proprio volete allungare l'esercizio, aggiungete dello stretching, aggiungete delle ginnastiche respiratorie, concentratevi su altro, ma non sullo sforzo, se no andate incontro veramente a rischi. Poi né io né il collega che saluto e amico Alessandro Picariello possiamo correre in vostro soccorso perché purtroppo stiamo qua. Quindi mi raccomando. A proposito di Alessandro Picariello, che saluto ancora, sotto la regia dell'attentissimo addetto stampa Giuseppe Matarazzo, che saluto, abbiamo provato a fare una playlist che trovate su Spotify sul canale dell'Avellino Calcio. Io vi saluto. Spero di riabbracciarvi presto allo stadio. Forza Lupi!